Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato. Ave. Oggi veniamo a salutare te, Maria, che sei stata eletta ad essere madre del Verbo Eterno. Veniamo in questo luogo guidati da una particolare tradizione. E ti diciamo, Ave, Ave Maria, grazia plena, benedetta sei, o piena di grazia. Ci serviamo delle parole pronunciate da Gabriele, messaggero della Santissima Trinità. Ci serviamo di queste parole pronunciate da tutte le generazioni del popolo di Dio che nello spazio già di quasi due millenni compie il suo pellegrinaggio su questa terra. Ci serviamo di queste parole dettate dai nostri cuori. Ave Maria, grazia plena. È la prima volta che l'icona pellegrina della Madonna Nera giunge in Italia e a San Giovanni Rotondo. In questi giorni la presenza della Vergine di Częstochowa non può che farci sentire anche la compagnia interiore e spirituale di San Giovanni Paolo II. Non può che farci ricordare l'amicizia e la devozione che questo santo Papa nutriva verso Padre Pio da Pietrelcina e soprattutto farci cogliere il filiale abbandono di entrambi alla materna protezione della Vergine Maria. Mi piace pensare che in questo momento l'amato Padre Pio e il compianto e venerato Papa Giovanni Paolo II stiano affacciati dalla finestra del cielo e stiano godendo e gioendo nel vederci tutti raccolti intorno alla nostra Mamma Celeste, richiamati dal loro esempio. Lei è conosciuta come Madonna Nera, ma perché è nera? Anche in questo c'è un simbolo della devozione di questi secoli, il fumo delle candele che accendevano le persone per prolungare le loro preghiere, i respiri di tutte le persone che si radunavano davanti a questo sguardo sofferente, da questo sguardo premuroso, da questo sguardo materno. Aiutaci a pregare, aiutaci ad amare e dire sempre totus tus, tutto tuo Maria, perché sei piena di grazia e il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne. Di un altro dono che il santuario di Yasna Gora fa a noi in questi giorni che la Madonna pellegrina di Częstochowa si fermerà in mezzo a noi, sapendo della grande devozione, io direi anche della bella amicizia spirituale tra San Giovanni Paolo II e Padre Pio, per farci sentire un po' di più la presenza di Giovanni Paolo II, ha fatto giungere insieme con l'icona, il priore, la croce pettorale che Giovanni Paolo II indossava
dall'inizio del nuovo millennio ed è un dono che il popolo italiano fece a Giovanni Paolo II in occasione del Giubileo. E Giovanni Paolo nel testamento ha voluto che poi questa croce fosse donata alla Madonna di Częstochowa. E oggi ecco che ritorna a noi in benedizione per questi giorni, perché poi dovrà rientrare insieme con la Madonna. Ma è sicuramente un bel segno della presenza di Giovanni Paolo II e del suo ministero pastorale in mezzo a noi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.